una produzione BG Channel. Nuovo appuntamento con Cibo e Dintorni, ben ritrovati. Di cosa ci occuperemo oggi? Ma di panettoni, naturalmente. Sulle vostre tavole ce ne saranno tanti, ma noi ne abbiamo scelti alcuni. Poi, in chiusura di puntata, gli affettuosi auguri di tutto lo staff di Cibo e Dintorni e di VG Channel. Da parte mia, ora auguri. Auguri a tutti di buon Natale, di buone feste, di buon anno. Soprattutto che il 2021 sia un anno in salute e senza più mascherine. Auguri a tutti. Buongiorno, salve a tutti, sono Gianluca Ranieri e siamo qui per presentarvi la novità, specialità di quest'anno, il Vortice Ranieri. Praticamente, ma come quest'anno abbiamo bisogno veramente di un vortice di coccole, e lo possiamo fare tranquillamente con il nostro panettone, che è un panettone con quattro tipi di cioccolato. Abbiamo il cioccolato al latte, fondente, bianco, e un cioccolato caramellizzato. Ovviamente sono degli ingredienti semplici, proprio per abbracciare una fetta di mercato un po' più ampia, dai bambini ai giovani, le persone un po' più adulti, proprio per coccolarci tutti quanti insieme. Ovviamente, andate sul nostro sito Ranieri Pasticceria, troverete il sito online, lo shopping online, dove troverete altre ricette, ovviamente di panettone artigianali, quali panettone all'albicocca, panettone con il pistacchio di Brunte, abbiamo il panettone con il caramello al burro salato, e ovviamente non può mancare il panettone classico. E merito al panettone classico, l'anno scorso 2019 siamo stati anche finalisti del Panettone Day, un concorso nazionale molto importante. Quindi vi consiglio di andare sul nostro sito e scegliervi il panettone che più vi gusta. Grazie a tutti e buon Natale! Non è il primo anno che le telecamere di VG Channel indugiano golosamente tra gli scaffali delle pasticcerie Mennella. Talvolta siamo andati anche a curiosare nel laboratorio per cercare di scoprire le ultime novità riservate ai più golosi e poi svelarvi quali gusti la famiglia Mennella avesse ideato in quanto a panettoni. Ora è di nuovo Natale. Forse il tradizionale milanese vi potrà sembrare scontato, ma assai meno lo sarà quello con la mela annurca e la cannella. Il panettone cubano, con rum e fondente, vi porterà a viaggiare con la fantasia, ma quello con le albicocche e pellecchielle vi porterà fino alle falde del Vesuvio, dove questi frutti vengono coltivati. Poi quello con i fichi del Cilento sfiderà all'ultimo morso quello con mandorla e mandarino. E a proposito di mandorle, la grande idea di quest'anno è degustare una fetta di panettone accompagnata dal famoso latte di mandorla Mennella. Qual è il più buono tra tutti questi buoni? Forse non c'è. E allora l'invito è a provarli tutti, anche acquistandoli attraverso lo store del sito Pasticceria Mennella. Insomma, se Mennella non c'è, Natale non è. Ho ho ho! Buon Natale! Siamo vicini al Natale e vi proponiamo i nostri panettoni di vari gusti, noci, fiche e pinoli, cioccolato bianco e fondente, abbiamo quello a pistacchio, abbiamo quello tradizionale, quello che poi diciamo che mi nembra in più, perché io nel tagliare, nonostante i miei 67 anni e ho visto arrivare i primi panettoni a Napoli negli anni 50, quando ho un panettone mi profuma, mi inebri ancora, mi emoziona, nonostante l'età mi emoziona ancora dopo tanti anni di lavoro. Sì, nonno, però come sempre a te piacciono le cose tradizionali. È vero che il panettone tradizionale è il classico lievitato per eccellenza, però diciamo ai giovani d'oggi piace quello là cioccolato, come piace a me. E fidatevi, sin da bambina lo mangiavo e la sua morbidezza, il suo profumo mi hanno sempre conquistato, sin dal primo morso, quindi rimarrà per sempre il mio panettone preferito.
Però devo aggiungere, con tutto il rispetto, anche a me piace quello al cioccolato, perché lo saggio, perché noi i nostri prodotti sono prodotti sempre di alta qualità. Però nella vendita noi proponiamo che intanto, insomma, la vendita del panettone tradizionale è quella che poi la fa da padrone, dove la gente vuole e rimane nella tradizione. Poi gli altri gusti, chiaramente, perché anche gli altri panettoni sono saporiti. Però quello che conta è sempre tradizionale. Vi ricordiamo che potete acquistare i nostri panettoni chiamando ai numeri in sovraimpressione e scrivendoci una mail al sito che troverete qui sotto. Buon Natale a tutti! Sconfiggiamo questo Covid! Ciao Serena, ciao Stefano! Oggi sono qui dalla mia cucina in versione seria, più sobria, come sarà questo Natale, e quindi oggi niente ricette pazze dal mondo, niente cavallette fritte, blatte e quant'altro, ma sono alle prese con la pasta dei miei struffoli. Magari c'è un piattino anche per te, Serena. Io volevo fare un brindisi, un augurio a tutti gli amici di VG Channel, agli spettatori che da anni ci seguono con passione e affetto, e quindi salutiamo questo 2020 e attendiamo con ansia il 2021 per un anno decisamente migliore, e ci riappropriamo di tutto quanto abbiamo perso quest'anno. Auguri amici. Colto sul fatto. È stato un anno tosto, un anno duro per tutti quanti, però noi ce la faremo. Ci siamo visti poco, ma comunque vi prometto che torneremo a farvi gustare nuovi sapori, nuovi profumi e nuove ricette. Forza, un pizzico di prudenza, un pizzico di buonsenso e ce la faremo tutti. Auguri, auguri di cuore, auguri a voi e alle vostre famiglie. Auguri di buon Natale e auguri di buon anno. E cosa dire, io adoro questo lavoro. Quest'anno abbiamo bisogno di una doppia dose di auguri. Pace, serenità, rinnovamento interiore come nello spirito cristiano del Natale. E soprattutto abbiamo bisogno di ritrovare la normalità. Per cui trascorriamo insieme serenamente con le nostre famiglie questi momenti, con le dovute precauzioni. Onoriamo anche le tradizioni, le meravigliose tradizioni della nostra terra, ma ovviamente con moderazione. Papà, ci andiamo ad allenare? Ecco appunto, grazie Gaia. E non dimentichiamo di trovare un po' di tempo per l'attività fisica, anche una semplice passeggiata. Buon Natale! Auguri! Ciao Serena, ciao Stefano, un saluto a voi e a tutti gli amici di VG Channel. Quest'anno gli auguri ve li voglio fare vicino al mio presepe, nella speranza che questo 2021 verso il quale ci stiamo dirigendo e che ovviamente non vediamo l'ora di scoprire sia un anno decisamente più positivo di quello che ci lasciamo alle spalle, un anno soprattutto nel quale viaggeremo molto più di quanto invece abbiamo cucinato nel corso dell'anno precedente. E allora tantissimi auguri di buone feste da parte mia, un augurio che questo 2021 ci porti tantissime cose belle. A presto, ciao! Amici di VG Channel, amici di Cibo e Dintorni, volutamente questa inquadratura è così perché io auguro a tutti buon Natale e felicissimo anno nuovo! Ciao amici, ciao! Amici di Cibo e Dintorni, desidero augurarvi un Natale sereno nel rispetto delle restrizioni. Mi auguro che sulle vostre tavole in questi giorni ci saranno prodotti italiani, preferibilmente del sud Italia e magari prodotti sui territori confiscati alle mafie, e soprattutto conditi con eccezionali oli extravergini d'olive. E speriamo che il 2021 vada liscio come l'olio. Auguri agli amici di Cibo e Dintorni. Buon assaggio a tutti. And so I'm offering this simple phrase, two keys from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.